mia Betty guarirà. Vattene. La mia Betty non morirà. Fuori, fuori di qui, fuori, fuori, via. Dio mio. Dio mio, Dio mio, aiutami. Betty, bambina, bambina cara, svegliati. Apri gli occhi, Betty cara. Io, Susanna Walcott, è stata dal dottor Crick. Falla entrare, falla entrare. Vieni, Susanna. Allora che cosa dice il dottore? Mi ha ordinato di dirvi che nei suoi libri, per un caso del genere, non riesce a trovare nessuna medicina. E allora deve continuare a cercare. Sì, signore, non ha fatto che cercare nei suoi libri da quando vi ha lasciato, ma mi ha ordinato di dirvi che dovete pensarci voi. Perché deve esserci qualche causa soprannaturale. No, non ci sono cause soprannaturali. Digli che ho mandato a chiamare anche il reverendo Hell di Beverly e che il signor Hell mi darà certamente ragione, che lui si limiti a cercare una medicina. E non pensi a cause soprannaturali. Non ce ne sono. Sì, signore, però mi ha ordinato di dirvelo. Non parlarne in paese, Susanna. Torna a casa e non parlare di cause soprannaturali. Sì, signore, pregherò per Betty. Zio, dappertutto si parla di stregonerie. Penso che sia meglio che voi andiate giù a smentire personalmente queste voci. Il salotto è pieno zeppo di gente. Resterò qui io con Betty. E che cosa gli dirò? Che ho scoperto mia figlia e mia nipote a ballare nella foresta come delle invasate? È vero, abbiamo ballato. Dite pure che l'ho confessato e magari mi frusteranno in pubblico. Ma la gente parla di stregoneria. E Betty non è stregata. Abigail, io non posso presentarmi davanti alla congregazione quando so che tu non mi hai detto tutto. Che cosa facevate nella foresta? Abbiamo ballato, zio. E quando voi siete saltato fuori all'improvviso, Betty si è spaventata ed è svenuta. Non c'è altro. Io non farei mai del male a Betty. Senti, Abigail, la punizione per te verrà a suo tempo. Ma se tu hai avuto a che fare con gli spiriti nella foresta, devi dirmelo subito, perché i miei nemici verranno senza dubbio saperlo e ne approfitteranno per rovinarmi. Non abbiamo evocato gli spiriti. E allora perché? Perché Betty da mezzanotte non si muove più? La sua condizione è disperata. Voglio sapere la verità o saranno i miei nemici a scoprirla. Dimmi che cosa avete fatto. Abigail, ti rendi conto che ha molti nemici? L'ho sentito dire, zio. C'è una fazione che è decisa a buttarmi giù dal pulpito. Lo capisci? Credo di sì, signore. E ora in piena lotta si viene a scoprire che la mia casa è il focolaio di pratiche oscene. Si commettono atti abominevoli nella foresta. Si scherzava! E lo chiami scherzare? Abigail, se tu sai qualche cosa che può essere di aiuto al dottore, per l'amor di Dio, dimmelo. Quando vi ho sorprese, ho visto Tituba che agitava le braccia sul fuoco. Perché? E l'ho sentita urlare, frasi sconnesse, si dondolava su quel fuoco come una bestia ferita. Tituba canta sempre le sue canzoni delle Barbados e noi balliamo. Ma non posso fingere di ignorare quello che ho visto e nemmeno i miei nemici lo ignoreranno. C'era una veste buttata sull'erba. Una veste? Sì, una veste. E mi è parso di vedere una persona nuda che correva tra gli alberi. Nessuno di noi era nudo, zio. Vi sbagliate. L'ho visto con i miei occhi. Abigail, cerca di sentire tutto il peso della responsabilità che hai, perché è in gioco il mio sacerdozio. Il mio sacerdozio. E forse la vita di tua cugina. Qualunque cosa abominevole abbiate commesso, devi dirmelo, perché non voglio rischiare di andare giù a compromettermi quando sarò davanti a loro. Non c'è niente altro. Ve lo giuro. Per tre lunghi anni ho lottato per cercare di piegare questa gente caparbia. E ora che finalmente ero arrivato ad avere un po' di rispetto nella parrocchia, tu vieni a compromettere la mia reputazione. Ti ho dato una casa, figliola. Ti ho dato di che coprirti. Ho diritto ad avere una risposta sincera.
in paese. Il tuo nome è assolutamente senza macchia, vero? Certo, ne sono sicura. Il mio nome è senza macchia. Abigail, non c'è nessun altro motivo oltre a quelli che mi hai detto per il tuo licenziamento dal servizio della signora Proctor? Ho sentito dire, ti ripeto, quello che mi è stato riferito, che la signora Proctor non viene in chiesa molto spesso quest'anno perché non vuole trovarsi a sedere accanto a qualcosa di immondo. A chi si riferisce questo atteggiamento? Quella mi odia, zio. Mi odia perché mi sono rifiutata di farle da schiava. È una donna astiosa, bugiarda, falsa, senza cuore. Io non voglio lavorare per una donna simile. Può darsi. Tuttavia mi preoccupa il fatto che da 7 mesi tu hai abbandonato la sua casa e nessun'altra famiglia ti abbia voluto a servizio. Perché tutte vogliono delle schiave, non una come me. Se le prendono alle Barbados, le schiave! Io non voglio ammazzarmi per nessuna di loro. Siete pentito di avermi ospitata, zio? No, no. Il mio nome è onorato in paese. Io non tollero che si dica che il mio nome è macchiato. La signora Proctor è una pettegola, bugiarda! No, no, non puoi entrare. Buongiorno, signora Proctor, entrate pure. Che cosa incredibile. È certo un colpo infernale sulla vostra casa. Ma no, signora Proctor. A che altezza volava? A che altezza? Ma non ha volato. Ma certo che è volato. Il signor Collins l'ha vista passare sopra la stalla di Ingersoll. E poi ha detto è scesa giù, leggera come un uccellino. Ma no, signora Proctor. Betty non ha mai... Buongiorno, buongiorno, signor Patton. È una vera provvidenza che la cosa sia stata scoperta. Una provvidenza. Che cosa è stato scoperto? Che? Ma ha gli occhi chiusi. Guarda. È strano. La nostra ha gli occhi aperti. Anche Ruth è ammalata? Ammalata non è la parola giusta. Il tocco del diavolo è ben peggio di una malattia, è la morte. La morte con l'unghia forcuta che la distrugge. Oddio, non voglio. Ma che cos'ha, Ruth? Che cos'ha? Stamattina non si è svegliata. Eppure ha gli occhi aperti e cammina. Non vede niente, non sente niente e non vuole mangiare. È come se la sua anima se ne fosse andata via. Dicono che avete mandato a chiamare il reverendo Hale a Beverly. Solo per precauzione. Egli ha molta esperienza in tutte le questioni demoniache. Ah, sì, io... sì, sì, è vero. Vi ricordate? L'anno scorso scoprì una strega a Beverly. No, signora Ann, ci fu solo il sospetto che fosse una strega. Sono sicuro che qui non c'è nessun elemento di stregoneria. Nessun elemento di stregoneria? Ma signor padre, sentite! Thomas, Thomas, vi prego, non parlate di stregoneria. Sono sicuro che voi meno di tutti, Thomas, mi vorreste vittima di un'accusa così tremenda. Non possiamo parlare di stregoneria. Mi cacerebbero da Salem come un cane idrofobo se la mia casa fosse contaminata. Signor Parris, in ogni contrasto mi sono schierato dalla vostra parte e vorrei continuare a farlo sempre che si intende voi non continuiate a ignorare questi fatti. Qui si tratta di spiriti maligni e vendicativi che aggrediscono i nostri figli. Ma Thomas, non potete... Avanti, racconta. Racconta al signor Parris quello che ti è successo. Ho avuto 7 figli, reverendo. E ho dovuto seppellirli tutti senza battesimo. Mai si erano visti nascere bambini così robusti. Eppure mi sono morti tra le braccia la notte stessa del parto. Non ho mai detto niente, ma nel cuore nutrivo dei sospetti terribili. Fino a che quest'anno la mia Ruth, la mia unica, incomincia a cambiare stranamente, è diventata una bambina chiusa, si consuma, come se una bocca le succhiasse l'anima. E così ho pensato di mandarla dalla vostra Tituba. Tituba? Cosa c'entra Tituba? Tituba sa parlare con i morti, signor Parris. Evocare i morti è un peccato mortale, signor Ann. Ne rispondo io, con la mia anima. Ma chi altro potrebbe rivelarci con certezza l'assassino dei miei bambini? Donna! Sono stati assassinati, signor Parris. Ma giudicate dalle prove.
Ieri sera la mia Ruth era vicina al loro spirito. Io ne sono convinta, reverendo. Altrimenti come si spiega che si sia ammutolita, se non per opera di una forza oscura che le paralizza la lingua? È un segno prodigioso, signor Parris. Ma non vi rendete conto, reverendo, che c'è in mezzo a noi una strega assassina che si nasconde nell'ombra? Lasciate che i vostri nemici dicano quello che vogliono, però voi non potete continuare a ignorare questi fatti. Allora questa notte tu evocavi gli spiriti? Io no, signore. Erano Tituba e Ruth. Oh, Abigail, così hai contraccambiato la mia generosità. Sono un uomo finito. No, non siete un uomo finito. Se prendete l'iniziativa, non aspettate che vi accusino, ma dichiarate voi stesso di avere scoperto degli elementi di stregoneria. In casa mia, Toma, mi distruggerebbero, ne farebbero un... Volevo solo vedere come sta Betty. Perché non sei rimasta in casa? Chi c'è con Ruth? È venuta la nonna. Ruth sta un po' meglio, credo. Poco fa ha fatto un fortissimo starnuto. Un segno di vita. Non starei più in pensiero, signora Putnam. Era uno starnuto magnifico. Un altro così le rimetterà la testa a posto. Ne sono sicura. Mi dispiacerebbe andarvene adesso, Thomas. Vorrei restare solo per pregare un po'. Zio, è da mezzanotte che pregate. Perché non scendete giù, invece? No, non saprei che cosa dire a quella gente. Aspetterò che arrivi il reverendo Hell. Non vi dispiace, signor Ann? Datemi ascolto, signor Parris. Accettate questa battaglia con il diavolo e tutto il paese vi benedirà. Venite giù, parlate con i vostri fedeli, pregate insieme con loro. Attendono ansiosi la vostra parola, signore. Io mi auguro che vorrete pregare con loro. Canteremo un salmo tutti insieme. Non parlate di stregoneria, mi rifiuto di discuterne. Ho già avuto abbastanza liti nella parrocchia, non ne voglio più. Mercy, vai a casa e resta con Ruth, hai capito? Sì, signora. Se tenta di avvicinarsi alla finestra, chiamatemi subito. Sì, zio. Oggi ha una forza soprannaturale nelle braccia. Cose dell'altro mondo. Non so, da ieri cammina come una morta. Betty. Adesso basta, Betty. Alzati subito e prova a dargliene. A Ruth gliene ho date forte e si è svegliata per un momento. Dai, lascia fare a me. No. Può tornare lo zio. Ora senti, se ti fanno delle domande, di' pure che abbiamo ballato. Tanto gliel'ho già detto. Va bene. Nient'altro. Lui sa che Tituba ha chiamato dal sepolcro le sorelline di Ruth. E poi... Ti ha vista nulla. Gesù, che cosa facciamo? Il paese è in subbuglio. Vengo adesso dai campi, anche là. Si parla di stregoneria dappertutto. Vedrai, Abby, diranno che siamo delle streghe. Facciate fare la spia, lei, lo so. Abby, dobbiamo parlare. La stregoneria è un delitto che porta la forca, come è successo a Boston 2 anni fa. Abby, dobbiamo dire la verità. Tutto al più ti frusteranno per aver ballato e per le altre cose. Ci frusteranno. Io non ho fatto niente, Abby. Io ho soltanto guardato. Brava a guardare, Emery Warren. Bel coraggio da spia. Betty! Su, Betty, cara, alzati. Sono Abigail. Te le do, sai, Betty! Su. Su, che stai meglio. Ho parlato con il tuo papà, Betty, e gli ho raccontato tutto. Sa tutto quel... Voglio la mamma! Betty! Betty, sei matta! Mamma. Tua mamma è morta e sepolta. Voglio volare dalla mia mamma! Lasciami volare! Sa tutto, Betty! Sa tutto quello che abbiamo fatto, tutto! Hai bevuto sangue, Abby, questo non gliel'hai detto. Questo non devi dirlo, Betty. Mai, hai capito? Mai più! È vero, è vero. Hai bevuto sangue stregato per far morire la moglie di John Pratt. Hai bevuto sangue per far morire la signora Pratt. Basta adesso, mamma! Basta! Thank you.
E adesso voi due, sentitemi bene. Abbiamo ballato e Tituba ha chiamato dal sepolcro le sorelline di Ruth. E basta, intesi? E attente, se uno di voi due dice una sola parola o fa il minimo accenno alle altre cose. Io vengo da voi in una notte terribile e nera a invocare una tal dannazione da farvi agghiacciare. E voi sapete che sono capace di farlo. Ho visto gli indiani fracassare le teste ai miei cari genitori. Sul guanciale, proprio vicino a me. Ho visto succedere cose tremende di notte. Per cui mi sento capace di farvi desiderare di non avere mai visto tramontare il sole. E adesso tu, vieni giù e finiscila. Che cosa le prende? Abby, muore. È un peccato chiamare gli spiriti e non... Ti dico, piantala, Mary Warren. Vado subito a casa, signor Proctor. Sei impazzita, Mary Warren? O sorda? Non ti avevo proibito di allontanarti da casa perché ti passo uno stipendio. Devo badare più a te che alle mie vacche. Volevo solo vedere le strane cose che succedono in paese. Te lo faccio vedere io quello che succede una di queste mattine con una buona sculacciata. Fila via! Mia moglie t'aspetta e c'è da fare. Meglio che vada anch'io. Devo sorvegliare Ruth. Addio, signor Proctor. Quasi dimenticata come sei forte, John Proctor. Cos'è quest'altro guaio? Alla stupida, nient'altro. Sulla strada davanti a casa mia da stamattina c'è una vera processione verso Salem. In paese non si parla che di stregoneria. Che sciocchezze. Stanotte siamo stati a ballare nel bosco e lo zio ci ha sorprese. Lei si è spaventata ed è svenuta, ecco. Fai ancora la cattiva, eh? Finirai sulla forca molto presto. John, dimmi una parola. Una parola dolce. No, Abby, no. È finita. Hai fatto 5 miglia per vedere volare quella stupida. Ti conosco troppo bene. Volevo vedere che altri guai sta combinando tuo zio. Levatelo dalla testa, Abby. John... Tutte le notti ti aspetto. No, Abby, no, è finita. Non ti ho mai promesso niente. Mi hai promesso molto, invece. Abby, levatelo dalla testa. Non verrò mai più da te. Ti piace scherzare. Abby, può darsi che ogni tanto io pensi ancora a te con tenerezza. Ma mi farei tagliare una mano piuttosto che toccarti ancora. Abby, levatelo dalla testa. Non ci siamo mai toccati. Così? E come? No, Abby, no. Mai toccati. È meraviglioso che un uomo così forte si lasci intimorire da una donna malata. Lascia stare, Elizabeth. Lei sputa sul mio nome in paese. Dice tante bugie sul mio conto. È una donna malata e piagnucolosa. Ti lasci rovinare. Ti fai trattare come... È giusto, sai. Dov'è? Il John Proctor mi ha svegliato dall'incoscienza e ha acceso un fuoco dentro di me. Prima non mi rendevo conto dell'ipocrisia di Salem. Io non capivo l'insegnamento di menzogne che mi davano tutte quelle brave donne cristiane e i loro mariti devoti. E ora io dovrei spegnere questo fuoco dentro di me. Non voglio. Non posso. Mi hai amata, John Proctor. E anche se è peccato, tu mi ami ancora. Oh, John, abbi pietà. Abbi pietà di me. La bambina. Betty. Betty. Betty, non fare così. Non piangere, Betty, non urlare. Cosa succede? Cosa le fate? Betty. Appena hai sentito cantare, si è tirata su di colpo.
E ha incominciato a gridare. Il Salmo! Oh, il Salmo! Non sopporta di sentire il nome del Signore! Mercy, corri dal dottore, digli quello che è successo. È la prova! Sentite me, è la prova! Signora Nurse, è un chiaro segno di stregoneria, un segno straordinario! Mia madre me lo diceva sempre, quando non sopportano di sentire il nome del Signore. Rebecca, Rebecca, aiutatela! Siamo perduti, non può sentire il nome del Signore! Al momento opportuno si sveglierà. State calmi, per piacere. Ho 11 figli e sono 26 volte nonna. E ho visto tutti i bambini attraversare dei pericoli. Quando ci si trovano, riescono a stancare persino il diavolo, che riesce appena a tener dietro alle loro stravaganze. Si sveglierà quando si sarà stancata di dormire. L'anima di un bambino non si riesce mai ad afferrare correndogli dietro. Bisogna star fermi e tornerà da sola, per amore. Sì. Sì, questo è vero, Rebecca. Non è questione di stranezza, Rebecca. La mia Ruth è svanita e non vuole mangiare. Forse non ha fame. Spero che non abbiate intenzione di andare in cerca di spiriti maligni, signor Paris. In giro se ne sente parlare. Nella parrocchia si è diffusa l'opinione che tra noi si nasconde il diavolo. Io vorrei convincerli che si sbagliano. Allora uscite e dite loro che si sbagliano. Avete consultato gli amministratori della parrocchia prima di mandare a chiamare quel sacerdote perché venga a dare la caccia ai diavoli? Non viene a dare la caccia ai diavoli. E allora perché viene? Perché nel nostro villaggio ci sono dei bambini che muoiono, signor Proctor. Non ho visto nessun moribondo. La congregazione non esiste soltanto per fare i vostri comodi, signor Putnam. Avete convocato una riunione per... Ne ho abbastanza di riunioni. Non si può fare un passo senza dover convocare una riunione. Sì, un passo sì, purché non sia in direzione dell'inferno. Appena il reverendo Hale sarà qui arrivato, noi procederemo subito alla ricerca di indizi di stregoneria. Signor Putnam! Non avete nessun diritto di dare ordini al signor Parris. Nella nostra congregazione si vota per appello nominale e non in ragione degli acri di terra che uno possiede. Non vi ho mai sentito tanto preoccupato per la nostra congregazione, signor Proctor. E sì che credo di non avervi visto in chiesa dall'ultima volta che ha nevicato. Ho già abbastanza guai per potermi permettere il lusso di fare 5 miglia a piedi per venir qui a sentir predicare il fuoco dell'inferno di dannazione eterna. Ve lo dico sinceramente, signor Parris, in questi ultimi tempi molti altri come me hanno disertato la Chiesa perché voi non vi nominate quasi più il nome di Dio. Questa è un'accusa grave. È abbastanza vero. Molti esitavano a portarvi i loro bambini. Io non predico per i bambini, Rebecca. Del resto non sono i bambini che trascurano i loro obblighi verso questo ministero. Pensate davvero che ci siano delle persone che trascurano? Sì, sì, più della metà del paese di Salem. Molti di più, di più, di dov'è, più. Dov'è la mia legna? Nel mio contratto è stabilito che mi si deve fornire legna a sufficienza. Da novembre aspetto la consegna di un solo pastello. Ho dovuto esibire le mie mani piene di geloni come un mendicante di Londra. Non sono abituato a vivere di stenti. Per servire il Signore ho abbandonato un fiorente commercio nelle Barbados. Non riesco a capire perché debba essere così cacciato fuori da qui. Non posso dire una parola e sollevo subito un putiferio di discussioni. Credo che ci sia di mezzo lo zampino del diavolo, sì. Sì, perché ci deve essere una fazione nel paese, in seno alla Chiesa. Non sono cieco, una fazione, un vero partito. Contro di voi. Contro di lui. E contro l'autorità costituita. Allora voglio proprio trovarlo, questo partito, e iscrivermi subito. Non dice sul serio. Lo ha dichiarato ora. Lo dico in tutta sincerità, Rebecca. Non mi piace l'odore di questa autorità. Ma non potete mancare di carità verso il vostro ministro. Siete di tutt'altra natura, John. Stringetegli la mano.
Fate la pace. Ho ancora da seminare. E la legna da trasportare a casa. Prego. Qualcuno prenda questi. Signor Elke, che piacere rivedervi. Sono pesanti. Naturale. È il peso dell'autorità. Siete venuto ben preparato. Avremo bisogno di uno studio profondo se c'è da scovare il vecchio maligno. Rebecca Nurs? Sì, signore. Mi conoscete? È strano come vi abbia riconosciuta subito. Suppongo sia perché avete l'aspetto che si addice a un animo generoso. A Beverly abbiamo tutti sentito parlare delle vostre grandi opere di carità. Conoscete questo signore, reverendo? È Thomas Putnam. E questa è sua moglie, la brava signora Anna. Putnam? Non mi aspettavo di trovarmi in così eletta compagnia, signore. Non sembra che ciò abbia molto peso qui oggi, reverendo. Noi speriamo che voi possiate venire a casa nostra per guarire la nostra bambina. Anche vostra figlia è sofferente? Si direbbe che la sua anima sia volata via. La bambina dorme, eppure cammina. E non mangia. Non mangia. Anche voi avete dei figli ammalati. Ho sentito dire che sareste un uomo pieno di buonsenso, signor Hale. Spero che abbiate la generosità di lasciarne un po' qui. A Salem. Volete visitare la mia bambina, reverendo? Ha tentato di buttarsi dalla finestra e stamattina l'abbiamo sorpresa sulla strada maestra che agitava le braccia come se volesse volare. Cerca di volare. E non sopporta di sentire il nome del Signore, reverendo. È un segno sicuro di stregoneria. No? No, no, no. Ora lasciate che vi spieghi. Non bisogna lasciarsi sviare dalla superstizione. Il diavolo è inequivocabile. I segni della sua presenza sono concreti come la pietra. Ma devo avvertirvi che mi rifiuterò di agire se non siete disposti ad accettare il mio giudizio, anche nel caso in cui io non trovassi sulla ragazza nessun indizio del marchio dell'inferno. D'accordo, signore, siamo tutti d'accordo. Accetteremo il vostro giudizio. Intesi. Dunque, reverendo, qual è il primo sintomo che avete notato di queste stravaganze? Ecco, signore, io l'ho sorpresa con mia nipote e una decina di altre ragazze a ballare nella foresta la notte scorsa. Voi permettete il ballo? No, no, signore. Lo facevano di nascosto. Una schiava del signor Paris è pratica di fatture, signore. Non possiamo esserne certi, signora Anna. Lo so io, signore. Ho mandato la mia bambina perché si facesse dire da Tituba chi è stato ad uccidere le sue sorelline. Signora Anna, avete mandato una bambina a evocare i morti. Lasciate che sia Dio a giudicarmi, Rebecca, non voi. Non permetterò più che voi vi giudichiate. È forse naturale perdere 7 figli prima che abbiano vissuto un solo giorno. Shh. 7. Morti appena nati. Sì. Che libro è? Ci trovate qualche cosa, signore? Qui sono catalogati tutti gli spiriti che conoscete, la causa dei vostri incubi e delle vostre debolezze. Le streghe che strisciano sulla terra e vanno per aria e per mare, gli stregoni della notte e quelli del giorno. Ma non dovete avere più paura. Se il diavolo si nasconde in mezzo a noi, lo scoveremo. E io lo schiaccerò, annientandolo, non appena avrà mostrato la sua grinta. La bambina soffrirà, signore? Non lo so. Se è veramente in potere del demonio, sarà forse necessario squartare ed estirpare per liberarla. Allora io me ne vado. Sono troppo vecchia per assistere a cose simili.
Rebecca, oggi forse riusciremo a liberarci da tutti i nostri guai. Lo spero. E pregherò Dio per voi, signore. Spero non vorrete insinuare che tra noi si nasconda Satana. Chi lo sa? Ora statemi a sentire. Se il diavolo si è impossessato di lei, assisterete in questa camera cose terrificanti. Perciò vi prego di stare attenti. Signor Patran, state pronto lì vicino per il caso in cui si mettesse a volare. E ora, Betty cara, vuoi tirarti su? Mi senti? Sono John Hale, il reverendo di Beverly. Sono venuto per aiutarti, cara. Ti ricordi delle mie due bambine a Beverly? Perché dovrebbe essere il diavolo? Perché avrebbe scelto proprio la mia casa per manifestarsi con tanta gente dissoluta che c'è in paese? Che vittoria sarebbe per il diavolo conquistare un'anima già perduta? Il diavolo vuole sempre conquistare il migliore. E chi può essere migliore del sacerdote? Betty, rispondi al signor Hale. Betty! C'è qualcuno che ti perseguita, cara? Può anche non essere un uomo o una donna. Magari un animale che ti viene vicino restando invisibile agli altri. Un maiale, un topo o qualunque altro animale. Senti la presenza di qualcuno che ti ordina di volare. In nomine Domini Sabaoth, sui filique, ite ad infernos. Abigail, che genere di balli facevi con lei nella foresta? Ballo qualunque. Credo di avere il dovere di dire, signore, che sull'erba del prato dove le ragazze ballavano ho veduto una pentola. C'era la minestra. Che genere di minestra c'era in quella pentola, Abigail? Di lenticchie, mi sembra. Parris, non avete notato per caso qualcosa di vivo in quella pentola? Un topo, un ragno, una rana? Sì, credo di aver notato qualcosa che si muoveva nella minestra. È saltata dentro da sola, non ce l'abbiamo messa noi. Che cosa è saltato dentro? Una piccola rana. Una rana, Abby? Abigail, tua cugina sta forse per morire. Avete evocato il diavolo ieri sera? No, signore, io no, signore. Tituba. Ha evocato il diavolo? Vorrei parlare con Tituba. Volete condurlo su, signora? Come ha fatto a chiamarlo? Non lo so. Parlava il dialetto delle Barbados. Non hai sentito niente di strano mentre lo evocava? Un improvviso vento freddo, la terra che tremava sotto i piedi. Non ho visto nessun diavolo, io. Betty! Betty, svegliati, Betty! Non Betty! Devi cercare di sfuggirmi, Abigail! Tua cugina forse ha bevuto un poco del brodo che c'era in quella pentola? No. E tu l'hai bevuto? No, signore. Ma Tituba ti ha detto di berne. Ha tentato, ma io non ho voluto. Perché cerchi di ingannarmi? Ti sei venduta a Lucifero? No, signore, sono una brava ragazza, io sono una ragazza onesta! È stata lei a farmelo bere, e anche a Betty! Abby! Mi ha obbligato a bere il sangue! Sangue? Il sangue delle mie bambine! No, sangue di gallina. Le ho fatto bere sangue di gallina. Tituba, tu hai fatto una fattura a questa bambina, è vero? Stavi reclutando anime per il diavolo, è vero? Mi ha fatto una fattura! In chiesa. Mi fa ridere durante le preghiere. Sì, è vero, l'ho visto ridere spesso durante le preghiere. Viene a prendermi tutte le notti per portarmi a bere del sangue. Me l'hai chiesto tu. È stata lei a supplicarmi di fare una fattura. Bugiarda! Viene da me quando dormo. E mi fa sognare cose oscene. Ma cosa dici, Abby? Mi sveglio e sono in piedi davanti alla porta aperta. Senza niente addosso. La sento sempre ridere mentre dormo. La sento cantare le sue canzoni delle Barbados e mi tenta. Mi tenta! No, reverendo, ti Tituba! Ti ordino di svegliare questa bambina! Non ho nessun potere sulla bambina, reverendo. Sì che lo hai! E devi liberarla. Quando hai firmato il patto col diavolo? Io? Io mai?
mai, mai! Se tu mi confesso, ti porto fuori e ti frusto fino a farti morire! Questa donna deve essere impiccata! No. Deve essere presa e impiccata! No, 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 non impiccatemi! Gli dirò che non voglio più lavorare per lui, signore. Il diavolo? Allora l'hai visto! Sentiti, Tuba. Io so che quando ci si è legati con l'inferno è molto difficile liberarsene. Ma noi ti aiuteremo a ritornare libera. Reverendo, io credo che ci siano molte altre persone che stregano queste bambine. Chi? Non lo so, Reverendo. Ma il diavolo si serve di molte altre streghe. Davvero? Tuba, guardami negli occhi. Guardami negli occhi! Tu vuoi essere un'onesta cristiana, non è vero? Confessati e lascia che la luce benedetta del Signore ti illumini. Sia benedetto il Signore. Quando il diavolo viene da te, viene con qualche altra persona. Forse qualcuno del paese. Qualcuno che tu conosci. Con chi viene? Con Saragudo. Ma mi hai visto con Saragudo, con Osborne? Chi? Chi è? Uomo o donna? Uomo o donna? È donna! Donna, hai detto donna, chi è? Non lo so, è buio, è buio. E puoi vedere lui perché non puoi vedere anche lei? Ecco, parlano sempre. Uno di qua, di là, si danno un grande affare. Ma sono di Salem? Streghe di Salem? Sì, sì, signore. Tituba, noi ti proteggeremo. Il diavolo non può prevalere sul ministro di Dio. Tu hai confessato il tuo peccato di stregoneria e hai dimostrato così di voler sposare la causa del paradiso. Noi ti benediremo. Dio benedica voi, signore. Tu sei lo strumento che Dio ci ha messo nelle mani per scoprire gli agenti del diavolo nascosti in mezzo a noi. Volta le spalle al diavolo e guarda verso Dio, Tituba. E Dio ti proteggerà. Dio protegga, Tituba. Chi è venuto da te col diavolo? Due? Tre? Quattro? Quanti? Erano quattro. Erano quattro. Chi? Chi? I nomi? I nomi? I nomi? Quante volte mi ha comandato di uccidervi? Uccidermi? Diceva il signor Paris deve essere ucciso. Il signor Paris non è un uomo di buon cuore. Il signor Paris è un uomo cattivo, spietato. E mi comandava di alzarmi dal letto e di tagliarvi la gola. Ma io ho detto no. Io non odio quell'uomo. Io non voglio uccidere quell'uomo. Ma lui mi diceva: tu lavori per me, Tituba, io ti farò libera e ti darò anche un bel vestito nuovo e ti manderò su, su in cielo e potrai tornare volando le Barbados. Ma io gli dicevo no, no, non è vero, diavolo, non è vero. Ma poi lui torna in una notte di tempesta e mi dice: guarda, ho anche gente bianca che lavora per me. E io ho guardato. Voglio confessarmi! Voglio che la luce di Dio mi illumini, voglio l'amore di Gesù. Ho ballato per il diavolo, l'ho visto, ho firmato il suo libro. Voglio tornare a Gesù, gli bacio la mano. Ho visto Sarah Good col diavolo, ho visto la signora Osborne col diavolo, ho visto Bridget Bishop col diavolo. Ho visto George Jacob col diavolo. Ho visto la signora Hope col diavolo. Parla, parla. Sia gloria a Dio, l'incantesimo è sciolto. Sono libere. Ho visto Marta Bellos col diavolo. Ho visto la signora Silver col diavolo. Vado a chiamare l'ufficiale giudiziario. Ho visto Alice Barrow col diavolo. Ho visto Martha Hawkins col diavolo. Ho visto la signora Bieber col diavolo. Ho visto la signora Hawkins col diavolo. Ho visto Sarah Good. Ho visto la signora Osmond col diavolo. Ho visto Martha Bellos col diavolo. Ho visto la signora... Thank you.
Perché così tardi? È quasi buio. Sono stato a seminare lontano oggi. Ho seminato lontano da qui, ai confini del bosco. Allora hai quasi finito? La semina è finita. I ragazzi dormono? Dormiranno fra poco. Adesso non ci resta che sperare in una buona estate. Sì. Come ti senti oggi? Bene. È coniglio. Dalla trappola di Jonathan? No. È entrato in casa nel pomeriggio. L'ho trovato accucciato in un angolo, come se fosse venuto a farci visita. È una visita di buon augurio. Speriamo. Mi ha fatto pena di doverlo scuoiare. È condito bene. Ho cercato di cuocerlo come meglio potevo. È tenero. Sì, sì, sì. Abbastanza. Penso che quest'anno i campi saranno verdi molto presto. Sotto le zolle la terra è calda come sangue. Bene. Se il raccolto è buono, voglio comprare la giovenca di George Jacob. Ti piacerebbe? Sì. È per farti piacere, Elizabeth. Lo so, John. Sidro. Sì. Quando ti trovi a doverlo seminare passo per passo, il podere ti sembra grande come un continente. E lo credo. Dovresti mettere un po' di fiori in casa. Sì, non ci ho pensato domani. È sempre inverno qui dentro. Se vuoi, domenica, andiamo a passeggiare un po' insieme per il podere. Non ho mai visto tanti fiori come quest'anno nei campi. La serenella ha un profumo purpureo. Deve essere il profumo del tramonto. Il Massachusetts è splendido in primavera. Sì, è proprio vero. Di' la verità, sei ancora triste, non è vero? Sei tornato così tardi. Ho pensato che tu fossi andato a Salem. Perché? Quest'oggi. Cosa da fare io a Salem? L'altro giorno dicevi di volerci andare. Ci ho ripensato. Ci è andata Mary Warren quest'oggi. Mary Warren? Perché gliel'hai permesso? Sai benissimo che le avevo proibito di mettere più piede a Salem. Non ho potuto impedirglielo. È uno sbaglio, Elizabeth, uno sbaglio. Sei tu che comandi in questa casa, non Mary Warren. Mi ha talmente spaventata che non ho avuto il coraggio di dire. Spaventata? Di no. Come hai potuto lasciarti spaventare da quel topolino, Elizabeth? Tu. No, non è più un topolino. Quando l'ho detto di non andare, mi ha guardato dall'alto in basso, come se fossi la figlia di un principe. E mi ha risposto: devo andare a Salem, signora Proctor. Sono un funzionario della corte. Corte? Quale corte? C'è una vera corte. Adesso a Salem. Sono venuti 4 giudici da Boston, me l'ha detto Mary. Eminenti magistrati della Corte Generale, con a capo il vicegovernatore della provincia. Ma è impazzita! Volessi Dio. E mi ha detto che adesso ci sono 14 persone in carcere. E saranno processate, dice. E la Corte ha perfino il potere di farle impiccare. No, non impiccheranno nessuno. John! Il vicegovernatore ha minacciato di farli impiccare, se non confesseranno. Io veramente ho l'impressione che in paese siano tutti impazziti. Mi ha parlato anche di Abigail. A sentir lei, Abigail sarebbe diventata una santa. Abigail accompagna le altre ragazze in tribunale. E quando passa la folla si apre come il mare per la gente di Israele. E gli accusati vengono fatti sfilare davanti alle ragazze, se queste cominciano a gridare, a mugolare o a rotolarsi per terra, la persona che ha provocato queste reazioni viene presa, buttata in carcere con l'accusa di averle stregate. È la più nera delle infamie. Io credo che tu debba andare a Salem, John. Devi dire loro che è tutta una frode. Sì,
Sì, è vero, lo è. Ma perché non vai da Ezechiel Civa? Lui ti conosce bene. Ma digli quello che ti ha detto Abigail la settimana scorsa nella casa di suo zio. Non ti ha detto che la stregoneria non c'entrava per niente? Sì. Sì, lo ha detto. Dio non voglia che tu nasconda queste cose alla corte, John. Io penso che tu li debba informare. Sì, certo. Certo, è giusto. È giusto. Mi meraviglio però come abbiano potuto darle credito. Dovresti andare a Salem oggi stesso, John. Perché non vai stasera? Ci voglio pensare. Ma non puoi tacere, John! Lo so che non posso tacere. Ho detto che ci voglio pensare. E va bene. Allora pensaci. Voglio pensare a come poter provare le mie accuse. La ragazza in paese è ormai considerata una santa. È difficile poter provare a della gente impazzita la sua malafede. Poi quando Abigail mi ha detto quello che mi ha detto, eravamo soli nella stanza, quindi non ho prove. Eri solo con lei? Sì, per un momento. Allora non è come mi avevi raccontato? Ti ho detto che è stato per un momento, subito dopo sono arrivati gli altri. Ma fa come credi allora. Elisabetta, non voglio più essere sospettato. Io non ti sospetto. Non lo sopporto. E allora cerca di non comportarti. Tu dubiti ancora di John. Me. John! Se non si trattasse di nuocere ad Abigail, esiteresti. Non credo. Ma tu vedi... Vedo quel che vedo, John. Elizabeth, non ti permetto di giudicarmi. Ho detto che voglio riflettere prima di accusare quella ragazza di mistificazione. E voglio riflettere. Cerca piuttosto di migliorare un po' te stessa invece di giudicare sempre tuo marito. Abigail l'ho dimenticata. Anch'io. Tu? No. Tu non dimentichi niente. E non perdoni niente. Cerca di essere più generosa. Da 7 mesi mi muovo in punta di piedi in questa casa. Da quando lei se n'è andata. Non ho mai fatto un passo da qui a lì senza pensare di farti piacere. Ma il tuo cuore batte ancora di rancore, lugubremente. Non posso aprir bocca, che tu sei sempre pronta a sorprendermi in contraddizione. Quando entro in questa casa, mi sembra di presentarmi davanti a un tribunale. Tu non sei sincero con me. Mi avevi detto d'averla vista in mezzo a molta altra gente, e invece... Basta! Non voglio più difendere la mia onestà, Elisabeth. John, io intendevo semplicemente... Basta! Avrei dovuto mentire quando tu mi parlasti per la prima volta dei tuoi sospetti. Invece no. No. Da buon cristiano quale sono, mi vergognai. E confessai. Cioè, ti confessai tutto. Chissà che brutto sogno dovevo aver fatto quel giorno per arrivare a confonderti con Dio. Ma tu non sei Dio! No! Non sei Dio! Ricordalo, Elisabeth. E cerca di vedere qualche volta quello che c'è di buono in me. Non pensare soltanto a giudicarmi. Io non ti giudico. Il magistrato che ti giudica è nel tuo cuore. Io ti ho sempre reputato un uomo onesto, John, solo un po' smarrito. Elisabeth, il tuo senso della giustizia farebbe congelare la birra. E tu? Tu perché sei andato a Salem? Non te l'avevo proibito. Mi prendi in giro? Guarda che se ti allontani da questa casa un'altra volta senza il mio permesso, io ti frusto! Non mi sento bene. Non mi sento bene, signor Proctor. Per piacere, vi prego, non fatemi male. Sono ancora tutta sconvolta. Tutto il giorno ho partecipato al lavoro della corte, signore. E questa casa? Quando lavorerai per tenere in ordine questa casa? Visto che ti pago uno stipendio di 9 sterline all'anno e che mia moglie non sta bene. Vi ho preparato un regalo oggi, signora Proctor. Sono stata seduta per tante ore e ho passato il tempo a cucire. Grazie, che bella bambola. Dobbiamo amarci l'un l'altro adesso, signora Proctor.
Sicuro, sicuro. Domattina mi alzerò presto e pulirò la casa. Adesso ho bisogno di dormire. Mary! Mary, è vero che hanno arrestato 14 donne? No, signore. 39. Sono 39 adesso. Ma perché? Piangi? Che cos'è il Mary? La signora Osborne si era impiccata. Impiccata? Hai detto impiccata? Sì. Ma il vicegovernatore lo permette. È stato lui a condannarla. Deve. Ma Sarah Good l'ha scampata. Perché Sarah Good ha confessato. Confessato? Che cosa? Che lei una volta ha fatto un patto con Lucifero e ha firmato nel suo libro nero col sangue e gli ha promesso di torturare i cristiani fino alla caduta di Dio, quando dovremo tutti adorare l'inferno per sempre. Ma tu sai che Sarah Good è una scema. L'hai detto alla corte? Signor Proctor, in pieno processo Sarah Good stava quasi per soffocarci tutti. Soffocarvi? Come? Ci ha mandato il suo spirito. Mary, certo. Ah, signora Proctor! Sarah Good ha tentato più di una volta di uccidermi. Ma io non te ne ho mai sentito parlare. Perché non lo sapevo. Io non sapevo niente. Prima. Quando lei è entrata nell'aula, io mi sono detta... Non posso accusare questa donna, perché poveretta dorme all'aperto nei fossi. È così vecchia e povera. Poi mentre lei stava lì, seduta, e continuava a negare, io ho cominciato a sentire un freddo terribile venirmi su per la schiena. E ho avuto la pelle d'oca in testa. E ho sentito una stretta al collo da non poter più respirare. E poi ho sentito una voce. Una voce che gridava forte. Ed era la mia voce. E di colpo mi sono ricordata tutto quello che lei mi aveva fatto. Che cosa ti aveva fatto? Oh, tante. Ma tante volte, signor Proctor, è venuta proprio qui, a questa porta, a chiedere un pezzo di pane e un bicchiere di sidro. E badate, tutte le volte che io la cacciavo via senza darle niente, lei borbottava. Borbottava, borbotta quando ha fame. Ma che cosa borbottava? Pensateci bene, signora Proctor. Il mese scorso, lunedì mi pare, dopo che lei se n'era andata via, io ho avuto per due giorni dei tali dolori come se mi bruciassero le budella. Ma non vi ricordate? Sì, mi pare. E io questo l'ho detto al giudice. E lui ha fatto questa domanda. Signora Good, dice lui, che maledizione avete borbottato perché questa ragazza si ammalasse dopo avervi cacciato via? E lei ne ha risposto. Nessuna maledizione, eccellenza. Dicevo i miei comandamenti. Avrò pure il diritto di dire i miei comandamenti. È una risposta sincera? Già. Ma poco dopo il giudice ha detto: dite anche a noi i vostri comandamenti. E di tutti e 10 non ne sapeva neanche uno. Non li ha mai saputi lei, i comandamenti. E così l'hanno colta in flagrante menzogna. E per questo? L'hanno condannata. Ma per forza, visto che si è condannata da sola. Ma le prove? Le prove? Ma ve le ho dette le prove. Le prove sono solide, hanno detto i giudici. Solide come una roccia. Mary Warren, non andrai mai più alla corte. Mi dispiace dovervi dire, signor Proctor, che dovrò andarci ogni giorno. Io non capisco come voi non vediate l'importanza del lavoro che stiamo facendo. Bel lavoro per una ragazza cristiana far impiccare delle povere vecchie. Ma non le impiccherebbero se confessassero. E poi Sarah Good starà in carcere solo per qualche giorno. Ah,
Devo dirvi un'altra cosa meravigliosa. La signora Good è incinta. Incinta? Ma sono impazzita, ha quasi 60 anni. Ma sì, l'hanno fatta visitare dal dottor Griggs, che l'ha trovata piena zeppa. Lei che fumava la pipa tutti questi anni e non aveva neanche un marito. Ma così è salva, grazie al cielo, perché non vogliono fare del male a un bambino innocente. Ma non è un prodigio. Dovete ammetterlo, signor Proctor. È opera di Dio quella che stiamo facendo. Perciò, per qualche tempo, dovrò andarci ogni giorno. Sono un funzionario della corte, dicono. Adesso te lo do io il funzionario. Non sopporto più di essere frustata! Mary, prometti che starai a casa. Ah, il diavolo si è scatenato a Salem, signora Proctor. E noi dobbiamo scoprire dove si è nascosto! Te lo faccio uscire dalle orecchie, il diavolo! Oggi ho salvato la vita a lei. Mi hanno accusata. Vi hanno nominata. E più di una volta. Ma io ho detto che non vi avevo mai visto mandare il vostro spirito per fare del male a qualcuno. E dato che abito qui, in questa casa, insieme a voi, l'accusa è stata respinta. Chi mi ha accusata? Io sono vincolata da giuramento, non posso dirlo. Mi auguro che da ora in poi mi risparmierete il vostro sarcasmo. Quattro giudici e il delegato del re stavano a cena con noi appena un'ora fa. Basterebbe questo per farvi capire che dovrete trattarmi con un po' più di riguardo da ora in poi. Vai a letto. Non voglio più che mi diciate di andare a letto, signor Proctor. Ho 18 anni e sono una donna, anche se nubile. Vuoi stare in piedi? Allora sta in piedi! No, voglio andare a letto! Buonanotte. Buonanotte. Siamo la forca. Ma che forca? Mi vuole morta. Da una settimana ho capito che si sarebbe arrivata a questo. L'accusa è stata respinta, hai sentito quello che ha detto? E domani lei continuerà ad accusarmi finché mi prenderanno. Siedi. Ma mi vuole morta, John, lo sai? Ti ho detto siediti. Adesso, Elizabeth, bisogna essere molto prudenti. Sì, sì. Prudenti. Molto prudenti. Non ti preoccupare, vedrai. Andrò io stesso da Ezechiel Cheever e gli dirò che Abigail mi ha confessato, John, personalmente che era tutta una menzogna. Con tutte quelle donne in prigione, che cosa vuoi che conti l'aiuto di Cheever? Vuoi farmi un favore, John? Vai da Abigail. Perché? Cosa da dire, John, io a Abigail? Accontentami. Tu non le conosci, queste ragazze. In ogni letto si finisce per fare una promessa. Quale promessa? Con o senza parole, una promessa si fa di certo. Lei adesso ci conta, ne sono sicura. Lei pensa di eliminarmi per prendere il mio posto. È la sua grande speranza, lo so, John. E perché tra tante migliaia di uomini sceglie proprio il mio. Chiamare in causa un nome come il mio comporta un certo rischio. Io non sono una Sarah Good che dorme nei fossi, oppure una Osborne, ubriacone mezza scema. No, no, lei non avrebbe il coraggio di accusare la moglie di un contadino se non sperassi di trarne un mostruoso vantaggio. Lei pensa di prendere il mio posto, John? No, no, non può pensarlo. John, le hai dimostrato il tuo disprezzo in chiesa, quando ti passa vicino. Tu arrossisci, sempre. Arrossisco del mio peccato. Io credo che lei lo interpreti diversamente. E tu? Come lo interpreti tu, Elizabeth? Penso che tu ti vergogni. Che ci sono io e lei ti viene lo stesso così vicino. Quando imparerai a conoscermi, donna, se fossi stato un sasso mi sarei spaccato dalla vergogna in questi ultimi 7 mesi. E allora vai e dille che è una sgualdrina. Qualunque promessa che lei abbia creduto davvero da te, devi romperla, John, devi romperla. Va bene, ci vado. Così a malincuore la coprirò di maledizioni infuocate come la cenere dell'inferno. Ma poi, donna, non venire a rimproverarmi la mia collera. La tua collera, ma io ti chiedo soltanto di... No, donna,
Mi credi così spregevole? Mi credi davvero così spregevole? Non ti ho mai creduto spregevole. E allora perché mi accusi di averle fatto quella promessa? La promessa di uno stallone a una cavalla ho fatto e a quella allora donna. Perché t'arrabbi? Perché è un'ipocrisia! E io sono un uomo onesto. Ora mi accorgo che tu ti sei aggrappata all'unico errore della mia vita. E non riuscirò mai a liberarmene. Te ne libererai quando sarai convinto che io devo essere la tua sola donna. O non esserlo affatto. Hai ancora la sua freccia piantata nel cuore, John Proctor. E lo sai bene. Buonasera. Oh, signor Hale. Buonasera. Ma entrate. Entrate, vi prego. Spero di non avervi spaventato. No. È solo... non ho sentito il cavallo. Voi siete la signora Proctor? Sì, Elizabeth. Forse stavate per andare a letto. No, solo che non siamo abituati a ricevere visite quando è buio. Ma voi siete il benvenuto, signore. Vi prego, accomodatevi. Sedete anche voi, signora Proctor. Desiderate un bicchiere di sidro, signore? Il mio stomaco non lo sopporta. Ho ancora da camminare molto stanotte. Sedete anche voi, signore. Non vi tratterrò molto, ma ho qualche cosa da dirvi. Qualcosa che riguarda... la corte? No. Vengo di mia iniziativa, senza l'autorità della corte. Ascoltatemi. Non so se vi hanno già informato, ma oggi è stato fatto il nome di vostra moglie al processo. Sì, lo sappiamo, signore. Ce l'ha detto la nostra Mary Warren. Siamo rimasti sbalorditi. Io sono forestiero qui, come sapete, e non conoscendo la gente mi riesce difficile formarmi una giusta opinione sulle persone che vengono accusate davanti alla corte. E perciò nel pomeriggio e questa sera vado di casa in casa. Vengo proprio adesso dalla casa di Rebecca Norris. E... anche Rebecca è stata accusata? No. Dio non voglia che una persona come Rebecca possa mai essere accusata. Tuttavia, è stato fatto anche il suo nome. Ma voi non crederete, spero, che Rebecca possa aver avuto rapporti con il diavolo? Tutto è possibile. Sì, ma non è possibile che voi lo crediate, signore. Questi sono tempi strani, signore. Nessuno può ormai mettere in dubbio che forze oscure hanno scatenato un attacco mostruoso contro questo villaggio. L'evidenza è troppo chiara per poterla ignorare. Ne convenite, signore? Io non ho esperienza, ma mi resta difficile credere che una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla preghiera possa diventare improvvisamente una cagna del diavolo. Già. Ma il diavolo è furbo, non lo dimenticate. Comunque Rebecca è ben lontana dall'essere accusata e sono certo che non lo sarà. Se mi permettete, signore, vorrei rivolgervi qualche domanda sulla qualifica cristiana di questa casa. Certo, noi non temiamo nessuna domanda. Nel registro parrocchiale tenuto dal reverendo Parris ho notato che voi andate in chiesa molto di rado la domenica. No, vi sbagliate, signore. 26 volte in 17 mesi, signore, devo convenire che non è molto. Volete dirmi perché mancate così spesso? Non sapevo, signor Hale, di dover render conto a quell'uomo delle mie presenze o delle mie assenze dalla chiesa. Mia moglie è stata molto malata quest'inverno. Sì, me l'hanno detto. Ma voi, signore, non potevate andare solo? Certo,
Certamente. E ci sono andato. Quando ho potuto. Quando non ho potuto, ho pregato in casa. La vostra casa, signore, non è una chiesa, ve lo dice la teologia. Infatti, signore, infatti. E dice anche che un ministro può pregare Dio senza bisogno di candelabri d'oro. Candelabri d'oro? Sì, signore. Sì. Fin da quando è stata costruita la chiesa, sull'altare c'erano due candelabri di peltro. Li aveva fatti Francis Nurse, sapete. E mai metallo fu lavorato da mani più preziose. Poi venne Parris. E per 20 domeniche non seppe predicare altro che di candelabri d'oro, finché non li ottenne. Signore, io lavoro la terra dalla mattina alla sera. E quando sono lì a pregare, mi rivolgo al cielo. E vedo il frutto del mio lavoro risplendere ai gomiti del signor Parris. Beh, io non riesco più a pregare. Delle volte ho l'impressione che quell'uomo sogni i sogni delle cattedrali, invece delle nostre umili chiese di legno. Eppure, signore, la domenica un cristiano deve andare in chiesa. Voi avete tre figli, vero? Sì, maschi. E come mai solo due sono battezzati? Perché non voglio che il signor Parris metta la sua mano sulla testa del mio bambino. Non vedo la luce di Dio in quell'uomo e non ne ho mai fatto un mistero. Devo dirvi, signore, che questo non sta a voi deciderlo. Quell'uomo è un ministro consacrato e quindi ha in sé la luce di Dio. Che cosa sospettate? No, io non... Io ho costruito il tetto della chiesa. Io ho messo sulla porta. Voi? Bene. Questo è di buon augurio. Ecco, forse io sono stato un po' troppo pronto, un po' troppo impulsivo nell'esprimere il mio giudizio su quell'uomo, ma voi non potete pensare che noi auspichiamo la distruzione della religione, signore. Perché è questo che voi pensate, non è vero? Io... C'è una certa rilassatezza nella vostra vita, signore. Una certa rilassatezza. Forse siamo stati un po' troppo severi con il signor Parris, posso ammetterlo. Ma siate certo, qui non abbiamo mai amato il diavolo. Voi conoscete i vostri comandamenti, certo, Elizabeth. Non c'è ombra di peccato nella mia vita, signor Hale. Sono una devota cristiana, devota e fedele. E voi, signori? Sono sicuro di conoscerli. Allora, volete ripeterli per me, per favore? I comandamenti? Sì. 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 Tu non ucciderai? Sì. Tu non ruberai, tu non concupirai la roba del tuo prossimo, non ti farai scultura né immagine alcuna, non userai il nome di Dio in vano, non avrai altro Dio all'infuori di me, ricorderai il giorno del riposo e lo santificherai, onorerai il padre e la madre, non attesterai il falso e... Non ti farai scultura né immagine alcuna? L'avete già detto, signore. Già. L'adulterio, John. Ecco, sì. Come vedete, signore, fra noi due li sappiamo tutti. È stato soltanto un piccolo errore. La teologia, signore,
una fortezza. E nessuna crepa in quella fortezza può essere considerata piccola. In questa casa non ci può essere amore per Satana. Lo spero. Lo spero ardentemente. Bene. Allora vi auguro la buonanotte. Signor Hale. Io ho l'impressione che voi mi guardiate con sospetto, non è vero? Signora Proctor, io non vi giudico. Il mio dovere è solo quello di contribuire per quanto posso alla saggezza divina della corte. Auguro a tutti e due buona salute e buona fortuna. Buonanotte, signore. Io credo che tu debba dirglielo, John. Che cosa? Perché non glielo dici? Io non posso provarlo, non ho testimoni. A meno che non mi si creda sulla parola. Signore, io so che la malattia delle ragazze non ha niente a che vedere con la stregoneria. Niente a che vedere. No, il signor Parris le ha scoperte mentre giocavano nel bosco. Loro si sono spaventate e lo spavento le ha fatte ammalare. Chi ve l'ha detto? Abigail Williams. Abigail? Sì. Abigail vi ha detto che tutto ciò non ha niente a che vedere con la stregoneria. Me l'ha detto il giorno stesso in cui voi siete arrivato in paese, signore. Ma perché me l'avete taciuto? Perché non sapevo che un paese intero fosse impazzito per queste stupidaggini. Stupidaggini? Ma signore, io stesso ho interrogato Tituba, Sarah Good e molte altre donne che hanno confessato di essere in rapporto col diavolo. Lo hanno confessato! Certo, certo, lo hanno confessato. Altrimenti sarebbero finite sulla forca. Signore, c'è gente disposta a confessare qualsiasi cosa pur di evitare la forca. Non ci avete mai pensato? Certamente. E voi potreste testimoniare su questi fatti davanti alla corte? Io non ho mai pensato di dover andare davanti a una corte, ma se è necessario lo farò. Esitate? No. No, no, signore, io non esito. Solo mi domando come potranno dar credito in una corte come quella a quello che io dirò. Me lo domando appunto perché vedo un sacerdote equilibrato come voi che arriva a dubitare di una donna che non ha mai detto una menzogna in vita sua, che non sa mentire. Non è proprio capace, signore, lo sanno tutti. Ecco. Ecco, questo è il motivo della mia esitazione, signore. Non sono un pazzo! Proctor, ora dovete essere sincero con me. Ho sentito dire nei vostri riguardi una cosa che mi preoccupa. Sembra che voi non crediate all'esistenza delle streghe. È vero, signore? Io non so cosa posso avere detto. Forse l'ho anche detto. Ecco, io mi sarò domandato se è possibile che al mondo esistano le streghe. E avrò concluso col dire che se esistono, non credo che siano fra di noi. Ecco. Allora, non credete? Non ho esperienza. La Bibbia parla di streghe, non sarò io a negarlo. E voi, signora? Io? Non posso crederci. Non potete crederci. Non posso credere, signor Hale, che il diavolo riesca ad impadronirsi dell'anima di una donna che ha sempre condotto una vita corretta ed onesta come ho fatto io. Sono una donna onesta, e lo so. Se voi pensate che io possa fare opera di bene a questo mondo e nello stesso tempo essere legata a Satana, allora
Io debbo dirvi, signore, che non credo nelle streghe. Donna, ma dovete pur credere all'esistenza Se delle streghe. Se voi credete che anch'io possa essere una strega, allora vi dico che non credo che le streghe esistano. Ma voi non vorrete certo smentire il Vangelo. Il Vangelo... Signore, signora Elizabeth crede in ogni parola del Vangelo. Interrogatemi sul Vangelo insieme ad Abigail Williams. Signore, spero che non pensiate... Elizabeth non ha mai dubitato del Vangelo. La nostra è una casa cristiana, signore. Una casa... cristiana. Dio vi protegga entrambi. Fate battezzare subito il vostro terzo bambino. E non mancate di andare in chiesa la domenica. E attenetevi ad una vita severa e solenne. Io credo. John! 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 Francis, che succede? Hanno preso Rebecca. Rebecca in prigione? Sì, è venuta Cheever col carro a prenderla. Veniamo proprio adesso dal carcere, ma non ci hanno permesso di vederla. Ma adesso stanno veramente diventando pazzi, signor Hale. Perché non parlate voi col vice governatore? Sono certo che è stato ingannato. Vi prego di calmarvi, signor Norris. Ma mia moglie è vero e proprio pilastro della chiesa. Qual è l'accusa contro Rebecca, signor Norris? Omicidio. Per l'uccisione misteriosa e soprannaturale dei bambini della signora Patman. Che cosa posso fare, signor Hale? Oh, signor Norris, se anche Rebecca è stata contaminata, allora vuol dire che non esiste più niente che possa salvare questo nostro verde mondo dalle fiamme. Ma abbiate fiducia nella giustizia della corte. La corte la rimanderà a casa, ne sono certo. Ma dunque, pensate che Rebecca sarà processata? Signor Norris! Anche se il nostro cuore sanguina, noi non possiamo sottrarci al nostro dovere. Sono tempi difficili, signore. Ci troviamo di fronte a un oscuro complotto talmente insidioso che commetteremmo un vero delitto se ci lasciassimo influenzare dalle amicizie o da antichi legami di rispetto. Ho visto troppe spaventose prove in tribunale. Il diavolo è vivo in Salem e noi dobbiamo inseguirlo senza esitazione. Dovunque si punti un dito accusatore. Buonasera a voi, Proctor. Signor Cheever, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, signor Hale. Spero che non veniate con un mandato della corte. Sì, Proctor, appunto. Sono cancelliere della corte adesso. Credetemi, Proctor, la legge è pesante. E stanotte ne sento tutto il peso sulle mie spalle. Ho un mandato di arresto per vostra moglie. Avete detto che non era accusata? Io non ne so niente. Quando è stata accusata? Ho da eseguire 16 mandati di cattura stanotte, signore. E uno è per la signora Proctor. Chi l'accusa? Abigail Williams. Con quali prove? Con quali prove? Signor Proctor, ho poco tempo. La corte mi ha ordinato di perquisire la vostra casa ed è un incarico che non mi piace. Perciò, se volete consegnarmi voi stesso le bambole che vostra moglie possiede. Che bambole? Non ho più avuto bambole da quando ero bambina. Io ne vedo una lì, signora Proctor. Ma questa è di Mary. Volete consegnarmela per piacere? La corte ha forse scoperto nel codice un articolo che proibisce le bambole. Ne avete altre in casa? No, e non c'era nemmeno questa prima di stasera. Ma che cosa vuol dire una bambola? Insomma, una bambola... una bambola potrebbe... Sì. Allora, donna, vi prego, volete seguirmi? Niente affatto. No, no, no. Chiama no, Mary. No, 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 l'ordine di non perderla di vista. Non la perderai di vista, è di mente! Elizabeth, vai a chiamare Mary, falla venire qui. Signor Cheever, che cosa può significare questa bambola? Dicono... dicono che potrebbe significare che lei... Questo? Questo? Cosa c'è? È un ago. È un ago. E cosa vuol dire un ago? È un indizio grave per vostra moglie, Proctor. Avevo dei dubbi, Proctor, avevo dei dubbi. Ma questo... questo è un disastro.
Lo vedete? Lo vedete anche voi, signore? È un ago. Ma che cosa vuol dire? La ragazza, signore, la ragazza Williams, Abigail Williams, stava cenando stasera con il reverendo Parris e tutta un tratto, senza dire una parola, è caduta a terra. Come un animale ferito, ha detto il reverendo, e ha cacciato un urlo che avrebbe spaventato un toro. E quando il reverendo corre per darle soccorso, le tira fuori dalla pancia un ago che era penetrato per una profondità di 2 pollici. E quando lui le chiede come si sia ferita in quel modo, ha detto che era stato lo spirito di vostra moglie a ficcarglielo dentro. È una menzogna! È una menzogna! Se l'è fatta da sola! Signore, spero che non vogliate considerare questa una prova. È una prova grave, invece. Trovo qui una bambola della signora Proctor. L'ho trovata qui, signore. E nella pancia della bambola c'è ficcato un ago! Vi dico la verità, Proctor. Non avrei mai pensato di vedere con i miei occhi un segno così sicuro dell'inferno. E vi ordino di non ostacolarmi! Ecco, Mary, Mary, come è entrata in casa mia questa bambola? Che bambola, signore? Questa bambola, questa bambola! Credo che sia mia. È la tua bambola, non è vero? Sì, signore. Ecco, e come è entrata in questa casa? L'ho cucita in aula e questa sera l'ho regalata alla signora Proctor. Ecco, adesso, signore, mi pare chiaro. Mary Warren, c'era un ago infilato dentro quella bambola. Io non intendevo far niente di male, signore. Ecco, ma sei stata tu a infilarlo, quell'ago, non è vero? Io... sì, signore. Ecco, adesso, signore, che cosa avete da dire? Ragazza, sei sicura di ricordare queste cose naturalmente? Non c'è forse qualcuno anche adesso che ti suggerisce e ti costringe a parlare? Qualcuno? Ma no, signore, sono io stessa, credo. Ma perché non ho domandato a Susanna Walcott? Lei mi ha visto cucire la bambola. O meglio ancora, domandatelo a Abigail. Lei era accanto a me quando la facevo. Mandatelo via. Ora non avrete più dubbi, signore. Signore, ordinategli di andarsene. Ma che cosa vuol dire quest'ago? Mary! Tu stai accusando Abigail di un omicidio premeditato e crudele. Omicidio? Abigail è stata ferita stasera. Le hanno trovato un ago conficcato nella pancia. E lei accusa me? Sì. Ma quella ragazza è una criminale. Dovrebbe essere tolta dalla faccia della terra. L'avete sentita, signori? Tolta dalla faccia della terra! Via di qui! Proctor! Non potete toccare questo mandato! Via di qui! Uomo! Uomo, avete stracciato il mandato del vice governatore! Me ne infischio! Del vice governatore! Fuori da questa casa! Calma, Proctor, calma! Andatevene anche voi! Siete un falso ministro! Proctor, se vostra moglie è innocente, la corte la rimanderà a casa! Se è innocente, perché non vi chiedete se è innocente Parris? O Abigail? Sono santi solo gli accusatori adesso? Sono nati stamattina puri, come le dita di Dio! Siamo quelli che siamo sempre stati, signor Hale. Solo che adesso, sapete cosa si sta scatenando a Salem? La vendetta. La vendetta si sta scatenando a Salem. Un pugno di ragazze impazzite tengono le chiavi del regno. È la più bassa vendetta detta la legge. Guardate, questo è un mandato di vendetta. Mi rifiuto di consegnare mia moglie alla vendetta! Vado, John! No, no, tu non te ne andrai! Ho 9 uomini fuori, non potete fare nulla. Sono vincolato dalla legge, John. Non è colpa mia. E voi? Voi! Permetterete che la portino via? Proctor, la corte è giusta! Ponzio Pilato! Ma Dio non permetterà che ve ne laviate le mani! John! Devo andare con loro. Mary. C'è pane abbastanza per domattina. Impasterai nel pomeriggio. Stai attento al signor Proctor come se fossi sua figlia. Mi devi questo e anche di più. Quando i bambini si sveglieranno, non parlare di stregoneria, signore.
Si spaventano. Ti riporterò a casa. Ti riporterò presto. Riportami a casa presto. Sì, Elizabeth, non avere paura. Mi rovescerò sulla corte come un mare in tempesta. Non avere paura. Non ho paura di niente. Di miei bambini che sono andata a fare visita ad un malato. Civer. 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 Non metterle i ferri. Non metterle i ferri, per favore. No, Civer! Non voglio! Disgraziato! Signor Proctor. Fuori di qui. Carità. Carità, Proctor, carità. Io non avrò paura di testimoniare davanti alla corte tutto quello che ho sentito in suo favore. Che Dio mi aiuti. Io non lo so se vostra moglie è innocente o colpevole. Io non so niente. Una cosa però dovete considerare. Il mondo è impazzito. E il fatto che voi ne diate la colpa alla vendetta ad una ragazza non cambia niente. Siete un vile. Anche se siete stato consacrato con le lacrime stesse di Dio, ora siete un vile. Proctor! Io non posso credere che sia stata fatta una simile provocazione al Signore per una causa tanto meschina. Le carceri sono piene. I nostri più eminenti giudici siedono a Salem. Si parla di morte. Dobbiamo cercare una causa più proporzionata. È stato forse commesso un omicidio rimasto impunito, atti abominevoli, una bestemmia atroce che abbia offeso il cielo. Cercate una causa, uomo, aiutatemi a scoprirla. Questa è la via da seguire, credetemi. Questa è la sola possibilità quando una simile confusione si abbatte sul mondo. Parlatene fra voi. Pensate al vostro villaggio e alla causa che può aver attirato su di voi l'implacabile maledizione del cielo. Io pregherò perché il Signore vi assista. Io non so di nessun omicidio commesso a Salem. Andate via, Francis. Andate via. Signor Proctor, vedrete che la rimanderanno a casa quando avranno sentito le testimonianze. Tu verrai alla corte con me, Mary. Dirai tutto alla corte. Io non posso accusare Abigail di omicidio. Dirai come questa bambola si trova in casa mia e che ci hai messo l'ago. Mi ammazza se lo dico. Abigail vi accuserà di adulterio, signore. Te l'ha detto? Lo sapevo già. Vi rovinerà con questa accusa. So che lo farà. Bene. Così finisce anche la sua santità. Ci trascineremo insieme nella fossa. Tu dirai alla corte quello che sai. Non posso! Se la prenderanno con me, io non posso, non posso! Mia moglie non può morire per colpa mia. Ti caccerò in bocca le putelle. E quella donna virtuosa non può morire per colpa mia. Non posso! Devi! Devi, per la pace della tua coscienza. Adesso l'inferno e il paradiso sono in lotta alle nostre spalle. Tutti i nostri vecchi peccati sono stati spazzati via. Cerca di conquistarti la pace. E non posso, non posso. La pace. La pace. È una provvidenza.
Ma non è un gran cambiamento. Restiamo quelli che siamo sempre stati. Solo che adesso saremo nudi. Già, nudi. E il vento gelido di Dio, soffierà su di noi.